Buonasera, stasera parliamo di furti a Roccastrada. Abbiamo qui una delle vittime, Fabio Bonazzia. Fabio, cosa sta succedendo? La situazione è abbastanza semplice, nel senso che a Roccastrada, circa un annetto, siamo sottoposti a una serie di furti. Furti che si ripetono con una certa continuità e anche con una certa frequenza. Basti pensare che solo nell'ultimo mese abbiamo avuto circa 5 furti. Furti che si svolgono essenzialmente con due tipologie, ossia furti diciamo più organizzati e furti che apparentemente sembrano meno organizzati. Ci sono stati una grande maggioranza di furti, la quasi totalità, che si sono svolti in maniera, possiamo dire, tradizionale, ossia con il proprietario che era assente per motivi propri dalla propria abitazione, l'effrazione e il classico furto. E abbiamo invece avuto due casistiche di furti in cui si sono introdotti malviventi all'interno dell'appartamento di notte mentre i proprietari dormivano e soltanto dal mattino si sono resi conto di quello che era successo. Secondo te quali potrebbero essere le cause di questi andati furti? Le cause possono essere sicuramente molteplici. Una causa sicuramente è da ricercare in un cambiamento che abbiamo avuto a Roccastrada negli ultimi anni di tutto l'assetto sociale. È un po' cambiato le fasce della popolazione, è cambiata la suddivisione e quindi sicuramente una causa può essere questa. Di pari passo, un altro elemento da non sottovalutare è la progressiva riduzione del numero delle forze dell'ordine di stanza a Roccastrada che si è verificata negli ultimi 2 anni. I carabinieri di fatto si sono praticamente dimezzati, non fanno servizio notturno per motivi di organico e di conseguenza dalle 7 di sera in poi il paese di Roccastrada è un po' una zona franca che quindi lascia spazio libero ai malviventi. E poi non sottovaluterei neanche il fatto che per Roccastrada questo è un fenomeno nuovo, è un fenomeno con il quale nessuno si era mai confrontato e quindi non c'è nel cittadino l'abitudine a tutelarsi. A Roccastrada abbiamo ancora l'abitudine di lasciare le chiavi nella porta, per esempio. Ora non si è verificato nessun furto con le chiavi nella porta, però questo lascia capire che il grado di attenzione della popolazione è abbastanza basso, come è normale che sia in un paese in cui è sempre stato tutto tranquillo. Nessuno ha un dispositivo di allarme, per esempio, e tutte cose di questo genere. Dall'esperienza che hai avuto, quali potrebbero essere le contromisure da adottare? A livello di misure, per potersi tutelare e difendere da questa ondata di furti, diciamo che ci sono due piani, un piano più privato e un piano più pubblico. Con piano privato intendo tutti quegli accorgimenti che i cittadini nella loro autonomia e magari anche accordandosi con i vicini o comunque in gruppi possono autonomamente attuare, ossia installare dispositivi di allarme, installare grate alle finestre e soprattutto, cosa che non sottovaluterei, il prestare maggiore attenzione a quello che succede, ossia ripristinare un po' quel rapporto di vicinato, un rapporto di curiosità, di stare attenti a ciò che succede, che c'era qualche anno fa e che ultimamente è un po' andato perso. Ora, questa cosa magari è molto più complessa nelle campagne. Chi abita in campagna, e a Roccastrada sono in molti, ha maggiore difficoltà ad avere un vicino che magari dalla propria finestra vede qualche movimento strano o qualcosa del genere. Quindi, in quel caso, la situazione è un po' forse più complessa. E parallelamente a questa autotutela, chiamiamola, deve essere necessariamente attuata un'energica azione da parte del pubblico. Con pubblico si intendono cioè tutte le istituzioni deputate a garantire la sicurezza del cittadino, che possono essere i carabinieri, possono essere le stesse amministrazioni locali, sia attraverso azioni dirette, attraverso l'installazione magari di videocamere, di videosorveglianza nel paese, sia anche facendosi sentire negli ambiti preposti per richiedere un potenziamento, un rafforzamento dell'azione di ordine pubblico a Roccastrada. E in concreto, quali sono le azioni che si stanno adottando? Al momento le azioni concrete
per contrastare questa ondata di furti si sono concretizzate essenzialmente in un'assemblea che è stata fatta lo scorso venerdì nella sala della biblioteca per Roccastrada e alla quale era presente il sindaco. L'assemblea è stata tra l'altro molto, molto frequentata, segno che questo tema è molto sentito e molto forte, infatti erano presenti circa 100 cittadini. In concreto, da questa assemblea è emerso l'impegno da parte del sindaco ad istituire un servizio di vigilanza notturna ad opera dei vigili urbani, servizio che sarà realizzato in tutte le frazioni e nel capoluogo del comune di Roccastrada e che sarà realizzato a sorpresa, si può dire, ossia senza sapere in quale sera ed in quale luogo i vigili urbani si recheranno. Inoltre il comune si è reso disponibile a studiare un progetto per l'installazione di alcuni punti strategici di videosorveglianza nell'abitato di Roccastrada e i cittadini si sono fatti promotori di un'iniziativa popolare che mira a riacquistare un maggiore potere da parte dei carabinieri e quindi mira a restaurare quella situazione che alcuni anni fa era una situazione usuale e che invece adesso purtroppo è diventata un sogno. Ossia avere un servizio da parte dei carabinieri attivo 24 ore su 24 tramite un organico numeroso ed efficiente. E quindi è stata attivata una raccolta di firme in alcuni esercizi commerciali per Roccastrada, che è tuttora in corso, aderendo alla quale si può richiedere al sindaco di fare pressione sugli organi competenti perché il numero dei carabinieri sia ripristinato e sia potenziato, in modo da poter garantire una certa sicurezza a tutto l'abitato di Roccastrada e al territorio. Allora grazie Fabio per la sua disponibilità. Grazie a voi. E parlando sempre di furti, abbiamo un contributo da parte di uno dei nostri corrispondenti a Ribolla. Buonasera a tutti, sono Emiliano Rabazzi e vivo a Ribolla. Il nostro paese è preso d'assalto dai topi di appartamento. Questi ci colpiscono nel sonno o quando siamo lontani da casa. Questo ha instaurato un clima di esasperazione generale nella popolazione perché di fatto ci hanno privato di quella serenità e tranquillità che avevamo in passato. La cosa più pesante da digerire è il senso di impotenza di fronte a questi eventi e tutto ciò è frustrante sia che succeda alla tua famiglia o ad un vicino di casa. Per contrastare questa situazione abbiamo pensato di creare un gruppo su Facebook dove raccogliere le testimonianze di chi ha subito un furto e le proposte per poterci tutelare. Visto il crescendo esponenziale di questi eventi abbiamo provato a elaborare delle ipotesi per combattere questo fenomeno. Si sa, il miglior mezzo per tutelare la nostra casa è l'installazione di un sistema di allarme, ma considerato l'elevato costo e la crisi economica in atto, non tutte le famiglie possono permetterselo. Per questo proponiamo la creazione di un gruppo d'acquisto perché facendo una richiesta unica per più famiglie si può sicuramente strappare un'offerta migliore, permettendo così a tutti di avere il proprio sistema d'allarme ad un prezzo economico. L'altra proposta è quella di mettere in piedi un servizio di pattugliamento notturno per mezzo degli istituti di vigilanza privata da sostenere tramite una piccola quota per famiglia. La terza proposta riguarda la distribuzione di un opuscolo informativo che abbiamo già creato su Facebook contenente un decalogo comportamentale per prevenire e combattere furti e questo deve essere distribuito a tutte le famiglie dei paesi. Approfitto di questa occasione per chiedere il supporto dell'amministrazione comunale, che è sensibile a questi fatti, per la realizzazione di queste proposte. Ringrazio Roccastrada TV per la sensibilità che dimostra nei confronti dei problemi della nostra comunità e chiedo a tutti di stare vigili ed attenti a ciò che succede in paese. Per esempio, se sentite dei cani che abbaiano, non esitate a controllare la finestra e se notate qualche movimento strano, contattate subito i carabinieri, perché loro sono l'unica forza che ci può realmente tutelare. Per questo è importante che tutti collaboriamo e supportiamo le forze dell'ordine in questo momento difficile. Un saluto a tutti gli telespettatori.